Denis Suarez, l'assist man. 1-0, grande Villarreal, che azione, importantissima azione all'ultimo minuto, gol di Adrian Lopez, grande gol, importantissimo, che dà una grande fiducia al Villarreal, quindi con un gol di vantaggio andrà a Liverpool, perché ormai non ce la faranno più a recuperare. Calcio d'angolo per lo Shakhtar Donetsk, ci prova lo Donetsk, quindi dovrebbe esserci una rimessa dal fondo. Siamo entrati nell'ultimo minuto a... no, di nuovo calcio d'angolo per lo Shakhtar Donetsk. Siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero, pare il portiere del Siviglia. Siamo entrati nell'ultimo minuto a Donetsk, tra Shakhtar Donetsk e Siviglia, che in pareggio 2-2, mentre il Villarreal ormai ha messo l'ipoteca sulla semifinale d'andata. Quindi è importantissimo. Quindi mancano 10 secondi alla fine. È finita, il Villarreal ha vinto la squadra di Marcelino. Mamma mia. E qui ormai è finita, mancano dei secondi a Donetsk, tra Shakhtar Donetsk e Villarreal. Shakhtar Donetsk 2, Siviglia 2. Quindi una partita che si è accesa tra Villarreal e Siviglia. E ha continuato l'arbitro. Quindi è finita intanto. Sì, dunque vediamo subito, diciamo, i risultati in diretta delle due partite molto importanti. Allora, noi dobbiamo dire come sono andate per bene queste partite su Spreaker e su YouTube, lo diciamo dopo dopo uno spot e poi torniamo. Eccoci, bentornati su Spreaker e su YouTube. Andiamo a rivivere in pochissimi minuti le due partite. Allora, per questi minuti concitati nella partita tra Villarreal e Liverpool, perché si è deciso nei minuti di recupero al 91esimo e 36 secondi, si è decisa una grande partita che si è proprio decisa, e quindi il Villarreal batte il Villarreal batte il Liverpool 1-0, il gol è di Lopez al 90esimo. Una partita che è stata molto coincitata, quindi una grande partita questa. Quindi la squadra di Jürgen Klopp esce battuta, quindi
esce battuta la squadra di Jürgen Klopp, mentre vince la squadra di Marcelino Garcia Toralla. Quindi andiamo a dare un significato a questa semifinale d'andata. La squadra di Marcelino andrà con un gol di vantaggio a Liverpool. Basterebbe anche il pareggio per 0-0 e la squadra di Marcelino si ritroverebbe in finale. Voti per quanto riguarda queste due squadre. Allora, diamo un 9,5 alla squadra di Marcelino e Villarreal come squadra, perché la squadra ci ha messo cuore, anima e passione per fare quel grande gol sotto i tifosi di casa e quindi si sono subito, hanno applaudito al gol, l'hanno festeggiato, mentre a Marcelino diamo un bel 9 pieno per quello che ha fatto. Al Liverpool diamo 6, ci ha provato fino alla fine ma ce l'ha messa tutta. Liverpool 6 perché ingenuamente ha preso questo gol e ha fatto secondo me crollare molto il punteggio, mentre per Jürgen Klopp diamo un bel 7 perché ha incitato la squadra fino alla fine ma non è colpa sua, è stata colpa più o meno della squadra. Adesso andiamo a parlarvi della partita tra Shakhtar Donetsk e Siviglia. Tra Shakhtar Donetsk e Siviglia è finito 2-2 questa partita, una partita in tensa, una partita molto intensa. Questa partita è stata una, secondo me, delle partite più importanti. Vi dico, a Siviglia ha segnato al sesto minuto Vitolo al sesto minuto per il Siviglia, poi al 23esimo Marlos, al 36esimo Stepanenko e poi pareggia sul calcio di rigore al 81esimo Gameiro. Questa partita è stata molto concitata, sempre gol, sempre azioni. Gol, ce ne sono stati 4, 2 da una parte e 2 dall'altra, ma tutte e due le squadre su calci di punizione, su cross, su angoli, su tutte le azioni ci hanno provato. Una delle due squadre doveva vincere, però è arrivato il pari. Allora, andiamo a dare i voti, lo Shakhtar Donetsk e lo Shakhtar Donetsk, gli diamo un bel 8 per quello che ha fatto vedere, ma non è riuscita a vincerla questa partita, mentre a Mircea Lucescu diamo un bel 8 perché ci ha messo l'anima, il cuore e passione per vincere questa partita. Mentre per il Siviglia diamo un bel 8 anche a Siviglia, perché Siviglia anche lei ci ha messo cuore e passione, ma neanche lei è riuscita a trovare il gol del 3-2. Però il Siviglia potrebbe prendere mezzo voto in più, però non lo prende perché non è riuscita anche a sfruttare queste azioni per il 3-2, però lo dovrebbe prendere perché ha riuscito a rimontare dal 2-1 al 2 pari, però comunque sempre 8. Ha una Emery, si merita sempre 8 perché anche lui ha incitato la squadra fino alla fine, fino alla fine. Per gli amici di Speaker Radio è tutto, ringrazio la regia, ringrazio tutta la parte tecnica che c'è stata, tutta la parte tecnica, ringrazio la redazione. Da Daniele è tutto, ci ritroveremo giovedì prossimo per le semifinali di ritorno di UEFA Europa League. A giovedì prossimo.